Cipollino più sapore. Sei una donna fortunata? Wow, ma grazie. È stato un vero privilegio. Grazie mille. Le Power Pants? Ma, squisi! Wow. Ma questi penso io. Allora io vado a riscaldarmi. A me mi fa cuore. Sono giù nel deserto. Sono andato. Devo caricare. Ecco il grande rubro. Qual è il mio nome? Il coperchio vuole essere il maiale più pulito ed elegante del mondo. Questo è un composto da Yahoo. Qualunque cosa ti propongo in questa estate, dimmi che hai programmi migliori. Lugia. Stato di Washington, America del Nord. Siamo sulla costa pacifica nord-occidentale, è un'area splendida. Ci vengo spesso per vedere come si fa a sopravvivere se ci si mette in una delle zone più umide e umide del nord. Non ci sono più tanto sotto. Questo è detto con un'infinità di modi per perdere la vita. Benvenuti nella foresta pluviale. Qua c'è anche il mare. Nella foresta pluviale. Natura. Che hai trovato? Beh, un regalo di madre natura. Però. Ti è asciutto? Sì, non è possibile. Sì, non ho trovato niente di asciutto durante tutto il giro. Niente. Ho raccolto della corteccia e l'ho asciugata col calore del corpo. Però da combustibile. Mi aiuta a cercare qualche rametto? Sì, prima che faccia buco. E intanto è come scontroso. Abbiamo una barretta di ferro acereo per produrre scintille, perciò il contenimento non ci manca. Tuttavia, anche con questo moderno strumento di accensione, sarà un peso arduo a scendere il fuoco. Perfino con questo sistema, la scintilla deve necessariamente entrare in contatto con materiale asciutto. Sto creando una superficie. In pratica, ho preso questi pezzi di corteccia di cedro e li sto frantumando. Dopodiché, ci metterò sopra una fonte d'accensione. Ma quando il legno è troppo umido non si spezza. Anzi, si impazza. Vedete quanto è comune? Eppure non è soltanto asciutto, di più. Sì. Il fatto che si impasti e si amalgami indica che in realtà è ancora umido. Riesco a toccarmi il pollice col mignolo. E ho difficoltà persino a sfregare. Chiuso con le righe aperte. Sulla lama del coltello. Posto. C'è qualcosa. Delle codi aggustano la vista per fare il pieno di calorie. Abbiamo bisogno di benzina. Ho un arco ma mi mancano le frecce. Cacciare senza armi richiede fantasia. Tuttavia è il terreno impervio, il nemico numero uno. È un precipizio. Non vedo altre strade, tu? Niente da fare. Nella foresta pluviale della costa pacifica nord-occidentale, il primo passo per sopravvivere è accendere il fuoco. Ora sono fatto. Il mio cappello non è più troppo affilato. E tu com'è? Guarda. Però. La lama deve essere sfregata sulla barretta di ferro acereo con l'angolo giusto per far scendere una pietra di scintille sulla legna. Sì, ce l'hai fatta. Ok, si è acceso, ma è presto per cantare vittoria. Ci serve più combustibile, questo non basta. Sfido chiunque a trovare materiale asciutto.
La legna può ardere anche per 15 minuti. Poi però all'improvviso l'umidità comincia ad assorbire tutto il calore. E le fiamme lentamente si affievoliscono. E a quel punto sei fuori. Dai, avanti. Cody, eccone altra. Mi dispiace farti fare la scuola. Lo so. Guardate quanta umidità contiene. Bella. Alla fine si è spezzata. La legna va messa tutto intorno al fuoco già acceso. Ricordate che prima di usarla va asciugata. Quando ci si trova nella condizione di dover prevenire l'assideramento, non basta semplicemente accendere il fuoco, ma si deve alimentare per tutta la notte. Di notte, nella foresta pluviale, la temperatura può scendere di diversi gradi sotto zero. Sotto la pioggia, l'ipotermia comincia già a 4 gradi. Si è formato un bel po' di brace, è sufficiente per asciugare la legna qui a casa. Direi missione compiuta per stanotte. Fare il fuoco e riscaldarsi. Domani chissà. Beh, ci metteremo in marcia. A ovest c'è la costa. Prima però dovremo procurarci il cibo. Il prossimo obiettivo è il menù. Altrimenti sono guai. Il cibo può fornire l'energia e le calorie per sopravvivere. Tuttavia, il fine ultimo resta trovare una via d'uscita. Qui nella penisola olimpica, se vuoi salvarti, va a ovest. Lì puoi trovare centri abitati e raggiungere la costa pacifica. L'obiettivo è andare dove c'è gente. Di certo, qui tra queste montagne impervie, non gira nessuno. Dobbiamo andare in piedi e pedalare. In che direzione? Allora, il sole dovrebbe essere da quella parte, dove il cielo è più chiaro. Quindi ovviamente lì c'è l'est. Perciò procederemo in quella direzione, verso ovest. Copriamolo col muschio. Prendiamolo bene e andiamo. Così stiamo tranquilli. È difficilissimo orientarsi nella foresta fluviale. Voglio dire, guardatevi intorno, come puoi sperare di riuscirci? Appena esce un raggio di sole, subito dopo sparisce. E tu resti lì a chiederti se stai seguendo la direzione giusta o stai facendo il giro tondo. E il cibo è davvero pericoloso. Dave, guarda là. Che cos'è? Sembra un coyote. Sì, è un coyote morto. Si sente anche dal tampo. Sì, è nauseante. È morto di recente. Un corvo deve avergli cavato un occhio. Non so per quale motivo sia morto, ma sta di fatto che è passato troppo tempo perché si possa mangiare. Sì, non è più commestibile. Gli indiani qui in Holt che vivono in zona non hanno una mitologia riguardante il coyote. Tutto ruota intorno a lui. Questa è la zona loro. Capisco. Prima che la nostra cultura li decimasse. Quella bestia non sarebbe stata qui 100 anni fa. Nel mio paese un coyote morto non avrebbe senso. Perciò qui su due piedi direi che era malato. E poi era anche un esemplare giovane. Non è un buon segno. Andiamo via. Ok, andiamo. Guarda dove metti i piedi, occhio. Qui è scivoloso. Così cammina scalzo, potrebbe facilmente cadere da uno di questi tronchi. E a quel punto dovrei portarlo a spalla. Io e Dave, per avanzare in questa fitta vegetazione, stiamo bruciando parecchie calorie. Andiamo su, giù, sopra, sotto, intorno. Ma si consumano un sacco di energie anche per restare caldi. Nella foresta pluviale, tra una pioggia e l'altra, anche durante il giorno fai il culo con l'alito. Perdere calorie non fa che velocizzare. Questo indica la presenza di animali. È di certo. Già, si è staccato. Questo pezzo di corno che abbiamo trovato per terra potrà rivelarsi un'arma preziosa. È purissimo, perciò potremmo usarlo come pugnale o per sezionare una carcassa, o anche per sfregare la pietra a poca legna. È più solido del legno, quindi potrà fungere da arnese multifunzione. Intanto lo portiamo con noi, poi lungo il cammino vedremo cosa fare. Il territorio comincia a cambiare. Sembra una terrazza pluviale. A giudicare da qualche piatta doveva scorrerci l'acqua. Vedi lì,
c'è una spianata. Una terrazza fluviale è un alveo di piena dove gli animali spesso si radunano per abbeverarsi. Rappresenta un'ottima area di caccia. Scendiamo e vediamo che succede. Si muove qualcosa. Ce ne saranno 20-30. È la maggiore fonte di proteine che abbiamo incontrato finora. Le abbiamo fatte innervosire. Ho un arco, solo che sono sprovvisto di frecce. Ma per proseguire il viaggio abbiamo bisogno di grassi e proteine. Il motore ha bisogno di benzina. È il momento di mettere qualcosa sotto i denti. Prossimo articolo, signore e signori, è un programma con quattro passi che comprano e rivendono oggetti dimenticati in aeroporti e container. Vi interessa una cintura da campione di box o un flipper in legno? Vi tentano un autobus in miniatura o un freno a paracadute? E un mago personale? E una nuova faccia? Sì! E allora questo è il lotto che fa per voi! Aggiudicate i signori a casa! Affari in valigia, una nuova stagione. Da lunedì 21 luglio alle 21:10 sul Dinanzio. Nella foresta pluviale, dove le calorie sono il segreto per mantenersi al caldo, un barco di animali rappresenta un chiaro invito ad agire. Allora, visto che è uscito il sole, stavo pensando che ne potremmo approfittare per procurarci un po' di carne. Tuttavia, cacciare richiede arti, pazienza, fortuna e tempo. In altre parole, occorre un campo base. È il momento di andare a casa se vogliamo mangiare. Ci vorrebbero anche 2 giorni, che è una scelta obbligata. Ci accampiamo in quest'area? Sì, in un raggio di 100 metri. Ho proprio voglia di mettere qualcosa sotto i denti. Ci serve una ricarica di energie. D'accordo. Forza. Intanto costruisco un tetto per liberarsi e tenersi all'asciutto quando ricomincerà a piovere. In pratica sto usando il materiale che ci offre la foresta. Sto scavando una buca in cui accendere il fuoco. Le felci e il muschio fungeranno da barriera protettiva e spingeranno il calore all'interno. In mia stanza nell'Arizona sarà a caldoccia, ve l'assicuro. Il suo avanzare lento e sicuro consente a Cody di procurarsi il cibo senza affaticarsi. Questo è un gusto del legno. Ha un delizioso sapore di corteccia, immaginate un po'. Ne ho raccolti parecchi, perciò non dirò mai a Dave. Ne ho mangiati abbastanza. Il bruco ha un buon valore nutrizionale in rapporto alle sue dita. Tuttavia ce ne vorrebbero 500 per un pasto completo. Non si scappa da questa roba, accidenti. Ovviamente questo è un buon motivo per guardare dove metti i piedi se cambi di scalzo. È ossidiana, un metro vulcanico, utilizzato per realizzare vari tipi di contenitori. Era stato buttato qui, io sa, una 20 anni fa. Ma per chi cerca di salvarsi la pelle, anche un rifiuto può rivelarsi un tesoro. Potremmo usare il fondo della bottiglia per farci la punta di una freccia. Questo frantume ci aiuterà a immagazzinare un po' di calorie. Il codice di sopravvivenza impone di allestire un rifugio e accendere un falò prima di provvedere al cibo. Il posto migliore in cui procurarsi il materiale da ardere è la parte superiore dei tronchi, perché è esposto al sole e al vento, e durante il giorno sarà piovuto sia quasi asciutto. La corteccia e i rami sono perfetti per il fuoco. Speriamo che la barretta di ferro acciaio funzioni. Sto cercando di estendere la superficie il più possibile per riuscirci.
Sorcia, com'è andata? Benone. Spara. Guarda. Ma è una bomba. So già cosa hai in mente. Qui c'è un laguna di punta da freccia. Mentre ti prepari ad andare a caccia, voglio mostrarti qualcosa che non ti farà fare i calci di gioia. Però... considera lì dei piccoli osservi di movimento. Cosa hai da dire? Mai visto niente di più schifoso. Perché dovrei togliere bruchi e altre porcherie quando potrei mangiare carne a vera? Abbiamo visto cervi e stelli di altri animali, quindi c'è qualcosa di meglio da mandare giù. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Non nego che in caso di emergenza anche questo sarebbe simile. Ma sto per andare a caccia e abbiamo tempo da vendere. Non devo mica mangiare adesso. Va bene, li lascio andare. Tanto non andranno troppo lontano. E non avete detto voi. Ma sappi che mentre puntiamo a prede più grosse, sono questi monumenti a tenerci vita. Ricordati. Sì, non c'è dubbio. Vado verso l'acqua, laggiù. E seguo la corrente. Esempio di... conto di camminare per non più di tre quarti d'ora. Creatività visiva. Deve essere uno stimolo. È il momento di scoprire per... se il tubo contiene tutti i pezzi per montare l'arco. Delle squadre di... un arco lungo con di brainstorming. Non è facile cacciare con questo tipo di arma, devi avvicinarti molto alla presa. Attività creative. A quanto pare dovrebbe funzionare. Intima. Adesso pensiamo alle frecce. Con questo. Verremo dritto per fare l'arma. Ti saluto.